Viaggiare è un po' come fluttuare all'interno di una tela piena di colori. Ogni volta che si scoprono luoghi pieni di bellezza, questi si imprimono nella nostra memoria, diventando così per sempre una parte di noi. Avviene una specie di magia luminosa, come quando ammiriamo un'opera d'arte che lascia il segno e che accende in noi le energie migliori. Viaggiare in Sicilia, fra terra, mare e memoria, è un modo per poter apprezzare una tavolozza di colori ricchissima, dalle tinte forti, ma che spesso sa regalare sfumature uniche, difficili da dimenticare. Andando da Palermo verso Trapani, dopo pochi chilometri, ci si può immergere felicemente in una tela d'autore, dove la natura e la bellezza degli scenari la fanno da protagonisti. Cinisi e Terrasini sono due comuni molto vicini fra di loro, quasi un'unica entità. Sono fra i primi luoghi che si vedono quando si arriva in aereo in Sicilia, atterrando a Punta Raisi, in quello che oggi è l'aeroporto intitolato ai giudici Falcone e Borsellino. La costa di Terrasini ha un interesse naturalistico notevole. È qui che si trova Capo Rama, un'area naturale protetta, con le falesie di colore rosso e bianco a strapiombo sul mare. Un habitat ideale per molte specie animali e vegetali. Prima di perdersi in questo mare, è bene fare una tappa a Cinisi, un comune molto accogliente e brulicante, sempre in movimento, con il suo lungo corso centrale pieno di attività. Qui in paese è doveroso fare una visita a Casa Memoria, una piccola palazzina che fu l'abitazione di Peppino Impastato e la sua famiglia. Oggi è aperta al pubblico e conserva gli oggetti personali di Peppino, i manifesti di un tempo e molte fotografie che ne raccontano la storia personale e politica. Tutti conoscono la vicenda dei 100 passi e di Peppino Impastato, un giovane di Cinisi che si è battuto con tutto se stesso contro la mafia e che di questa è stato vittima nel maggio del 1978. Oggi il suo esempio di lotta e ricerca della bellezza resta un pilastro importantissimo della storia del nostro paese e merita sempre di essere conosciuto e ricordato. È grazie al fratello di Peppino, Giovanni Impastato, e alla sua famiglia che oggi esiste questo luogo di memoria, visitato da tante persone che vengono in Sicilia da varie parti d'Italia e del mondo. Peppino è stato un ragazzo determinato e sognatore che ha difeso e portato sempre in alto il valore della giustizia. La Sicilia gli deve molto. Fra terra e mare è veramente un piacere visitare simili luoghi carichi di bellezza. Le acque in cui si specchiano questi territori sono vitali per le comunità che li abitano. Oggi qui c'è qualcuno che con passione e amore si batte per preservare la purezza di questo territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente naturale marino. Fra
Francesco Tocco, ormai conosciuto da tutti come Ciccio Kayak, è un infaticabile spazzino del mare che a Terrasini porta avanti la sua personale sfida per l'ambiente. Mi chiamo Francesco Tocco, ho 41 anni, sono di Terrasini e ho scoperto per caso la meraviglia del kayak quando avevo 14 anni. L'ho visto un'imbarcazione che tutti noi chiamavamo canoa sulla mansarda del garage di mio cugino e da lì ho scoperto le meraviglie di questa bellissima costa che è di Terrasini. È piena di insenature, calette, grotte e io col kayak sono riuscito a scoprirle tutte a mano avendo sempre più esperienza, però scoprendo purtroppo che il mare tra mareggiate e quant'altro aveva i suoi rifiuti. È diventata la mia missione, che nel 2014, grazie ai social network, ho portato alla luce con i miei video, con i miei racconti, con le mie dirette, e da lì nasce anche il nome Ciccio Kayak. E quindi la gente lì iniziò a prendere comunque più coscienza dei problemi reali che ci sono a Terrasini, perché io esco a Terrasini, ma a livello mondiale purtroppo. Ho totalizzato rifiuti come quanto un campo di calcio regolare, come il famoso San Siro. Praticamente potrei riempire benissimo tutto il campo verde dei rifiuti, tra cui frigoriferi, copertoni, imballaggi e poi tutta questa plastica che non riesco a recuperare finisce in spiaggia, finisce nei pesci, finisce nelle nostre bellissime spiagge. Io ho fatto anche vedere dei video dove si vede la microplastica, per esempio. E quindi la microplastica sono dei granelli di plastica talmente piccoli che per recuperarli deve avere uno strumento adatto. Astra è un cucciolo di semilab, quindi un meticcio, che è arrivato da casa mia per caso e sono rimasto incastrato dal suo amore. E quindi da lì nasce Astra Kayak, perché all'età di 3 mesi viene con me in kayak e la sto addestrando a recuperare la plastica quando galleggia. Brava, mettiamola nel sacchetto, dai. Vieni, Astra. Astra, guarda, questo è un nostro nemico. Brava, Astra, brava, Astra. Astra è parte integrante del progetto Pulire il Mare in Kayak. Tu sarai il mio compagno in kayak, amore. Brava, Astra, brava, Astra. Il mio motto è semplicissimo, è più facile non sporcare che pulire. Il mare è un elemento fondamentale per gli abitanti di Terrasini. Proteggerlo, valorizzarlo e curarlo è la missione di ognuno degli abitanti del luogo. Qui oggi il signor Filippo Castro custodisce con cura e passione la sua memoria del mare. Filippo vive esattamente al confine tra Cinisi e Terrasini, di fronte alla spiaggia Magaggiari, e ha un amore profondissimo per questa terra, ma soprattutto per la vita di mare. Oggi la sua casa è una sorta di piccolo grande museo delle imbarcazioni siciliane, modellini che ha costruito nel tempo con dedizione e grande precisione storica. Tutto questo quartiere era abitato da pescatori che andavano e venivano dalla spiaggia e poi noi eravamo sempre a contatto con il mare, i pescatori andavano e venivano, tiravano le barche, e si calavano le reti anche qua vicino e noi ragazzi giocavamo, per esempio, giocavamo che so, a fare i modellini di creta, c'era quelle voci, oh tira, oh scatala.
Durante l'estate si lavorava, c'era molta allegria, i pescatori erano vestiti sempre in modo precario perché erano sempre a contatto con l'acqua. Io posso dire che ho iniziato a fare modellini così un po' sui generis. Poi quando ho iniziato a fare alcuni campeggi nelle isole, avevo 20 anni, scendevo con l'autostop, quindi potevo guardare per esempio costa costa, guardavo tutte queste barche, così mi veniva questa pensata, e dicevo, ma tutte queste barche, tutta questa cosa che diciamo, si va perdendo, devo fare qualche cosa per salvare il salvabile. Io vado a fare i rilievi di questa imbarcazione, mi porto la lenza, blocco da disegno, mi porto le puntine da disegno, macchina fotografica, un righello, degli stelli. Poi iniziavo i modelli di questi elementi su cartoncino, però in scala, pezzettino per pezzettino. Il primo modello che ho fatto era proprio una zardara. Insomma, ho visto che mi veniva abbastanza, diciamo, facile. Mi è piaciuta questa ricostruzione, vediamo di farne altri. Si potrebbe restare ore incantati ad ascoltarlo, ma il viaggio sta per terminare. E c'è un ultimo appuntamento in programma a cui non si può mancare. Non bisogna dimenticare che siamo in una terra ricca di frutti straordinari che sanno regalare sapori davvero unici. Chi viene da queste parti non può non assaggiare un dolce tipico del Palermitano, una famosa gelatina di anguria chiamata gelo di melone. In siciliano, gelo di muluni. Lo chef Santi Palazzolo sta per preparare questo dolce molto rinomato. Dopo aver scelto i gelsomini più profumati che andranno sul gelo di melone, lo chef è pronto a farci fare una vera e propria immersione nel gusto. Per prima cosa occorre tagliare il melone in fette sottili. Bisogna adesso estrarre il succo dell'anguria e filtrarlo attraverso un colino. Questo nettare viene fatto poi riposare in frigo per qualche ora con l'aggiunta di fiori di gelsomino, che conferiranno al dolce un delicato profumo d'estate. In questo modo otteniamo una distribuzione della fragranza, del profumo, della freschezza del gelsomino in tutto il succo di anguria. I passaggi successivi sono abbastanza semplici, ma richiedono molta attenzione. Il succo di anguria va messo a cuocere in una pentola, aggiungendo zucchero. Successivamente si versa un composto di amido e altro succo di anguria che servirà ad addensare la gelatina. Una bacca di cannella arricchirà l'aroma e la fragranza del dolce. Io la prima volta l'ho visto fare a mio nonno, ero ragazzino, andavo alle scuole medie. E quando in estate finivano le scuole andavo, diciamo, a bottega da mio nonno per cercare di provare a fare qualcosa, ma per me era un gioco, ma nello stesso tempo questo gioco mi affascinava e seguivo sempre in tutto quello che faceva mio nonno. E io ricordo che da bambino mi dilettavo quando ero in laboratorio da mio nonno
in parte, diciamo, a spremere le angurie, ma soprattutto ad assaggiarle. Una volta che il succo si è addensato, lo si lascia raffreddare per poi farlo riposare in frigo per qualche ora. Il gelo si può arricchire con qualche goccia di cioccolato, meglio se fondente, che andrà in contrasto con la dolcezza del succo di anguria. Una nota che voglio ricordare è che la dolcezza dell'anguria non è data dalla quantità di zucchero presente nell'anguria, perché è pochissimo lo zucchero presente in anguria, è data dalle sostanze aromatiche particolari che fanno, danno questa caratteristica proprio a questo frutto. Infine si può servire in una coppa, oppure può essere impiegato nelle crostate o in piccoli dolci di pasta frolla cotti al forno. L'apice del gusto lo si raggiunge quando viene aggiunto qualche granello di pistacchio insieme alle gocce di cioccolato. Il gelsomino fresco, adagiato sul gelo, sarà il vero fiore all'occhiello del capolavoro finale. Questo dolce ha un gusto delicato ma persistente. Il suo profumo ci rimette in armonia con il mondo. Sarà difficile dimenticare questo viaggio. I sapori e i colori di questa terra resteranno a lungo impressi nella nostra memoria.